Raffaele Saribozzolo, sabato hai presentato la tua ultima opera, Il Prato Ripido. Parliamo un attimo di quello che è successo sabato, è stato un happening di grande effetto. Sì, a Villa Mosca moltissime persone, abbastanza strano per la presentazione di un libro di poesie, moltissime persone, un pubblico molto attento, credo anche in virtù della, diciamo, dell'offerta della serata, perché abbiamo avuto due magnifici interpreti, due magnifici lettori delle poesie, ovvero Franca Masu e Alessandro Repossi, un accompagnamento musicale prezioso, quello di Salvatore Maltana, e diciamo un tavolo degli oratori che insomma vedeva a mio fianco Massimiliano Fois, Joana Dell e Carles Duarte, in Montserrat, che è anche il prefattore del libro e diciamo è un poeta di fama almeno mediterranea se non internazionale. Tu ligure di nascita, ormai algherese d'adozione, hai scelto per questo tuo libro di poesie di presentarle in italiano ma anche di offrire una traduzione in algherese. Beh, sardo-ligure ormai credo che sia la definizione più corretta, anche perché è di origine algherese e ormai da più di metà della mia vita qui ad Alghero, quasi un ritorno nelle radici di mio padre. Sì, ho voluto inserire l'algherese perché è arrivato al terzo libro di poesie, mi sembrava giusto fare, come dire, un ulteriore salto di qualità e un ulteriore così matrimonio culturale con questa città che d'altronde da sempre è oggetto dei miei studi, delle mie ricerche e delle mie passioni letterarie, diciamo, e di tutto il resto che ha caratterizzato i miei lavori editoriali. E quindi giustamente era il caso di arrivare a una scrittura anche in algherese. In questo sono stato aiutato da Claudia Soggiu, che ha, come dire, fatto una vera e propria trasposizione, non una traduzione, una vera e propria trasposizione delle poesie, cercando di rendere al meglio i giochi di parole e tutte le figure retoriche del testo in italiano anche in algherese. Opera, a dire il vero, questa molto impegnativa, e Claudia davvero è stata meritoria in questo. Non solo Claudia lavora, ma questo è un vero libro di famiglia, visto che la copertina l'ha disegnata tua figlia. Sì, per la grafica, dopo tante, diciamo, tante idee, tante proposte, ho pensato bene di chiedere di fare la cosa più semplice, di chiedere a mia figlia di disegnare la copertina. Gli ho detto il titolo e gli ho detto di raccontarmi che cosa immaginava, e lei ha appunto immaginato una barchetta che scendeva lungo un prato ripido e l'ha disegnato così. È piaciuto molto e alla fine, insomma, a 6 anni l'ho fatto esordire come grafica. Ok, chiudiamo con i tuoi prossimi appuntamenti. Hai presentato il libro già in Alta Italia, prima ad Alessandria, poi dalle tue parti. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento probabilmente ad agosto a Ellera, sopra al Bisola. C'è una manifestazione importante che si chiama Un Borgo Diverso Inverso, che quest'anno è dedicato alle mie poesie, quindi credo che sarò ospite a Ellera, presenterò il libro, ma soprattutto incontrerò i ragazzi del liceo che saranno gli interpreti e i lettori straordinari di questo libro. E poi credo che tornerò a fare le presentazioni qui ad Alghero, perché naturalmente poi bisogna, come dire, zappettarsi l'orto libreria per libreria e continuare in qualche modo ad andare incontro al proprio pubblico di lettori, perché questo è quello che si fa nell'editoria locale.